Parlando ancora di tonsilliti croniche, vi descriverò ora l'intervento chirurgico per l'asportazione delle tonsille. Come vi ho già detto, sono state fatte in passato un numero indescrivibile di tonsillectomie, ma è stato visto che le tonsille hanno una funzione emopoietica fino a circa i 6-8 anni, quindi bisogna cercare di non toglierle. Solo quando ci sono dei parametri ben chiari di indispensabilità all'asportazione, l'intervento va fatto. Nel 1960 l'intervento veniva eseguito con un apparecchio, una specie di ghigliottina, e l'asportazione veniva fatta in sedazione. Sinceramente una sorta di tortura per i piccoli pazienti. In più si lasciava tutta una porzione di tonsilla che dava luogo spesso a recidive. C'è stata quindi un'evoluzione anche sia della tecnica che dei materiali chirurgici, sino ad aggiungere all'attuale bisturi al plasma. Il bisturi al plasma è un bisturi elettrico che invece del normale bisturi elettrico taglia a 50 gradi, da una parte taglia e da una parte caustica. Tagliando a 50 gradi e non 120 gradi come il bisturi elettrico tradizionale, ovviamente l'ustione che facciamo nell'asportazione della tonsilla è molto minore. La tonsilla viene dissecata dalla sua capsula, quindi l'asportazione è totale, e vengono causticati i piccoli punti di sanguinamento sulla capsula stessa. L'intervento di per sé non è doloroso, il post-operatorio, particolarmente con il bisturi del plasma, con l'utilizzo del bisturi del plasma, è poco doloroso, fastidioso, diciamo, rientra nel range dei fastidi. L'alimentazione dovrà essere chiaramente i primi giorni soprattutto liquida, tiepida e priva di materiali che possano grattare la ferita, quindi diciamo privilegiare ad esempio il pane all'olio, al pane casareccio con le sue crosticine possono togliere anche le esche e far sanguinare la zona della capsula. L'unico cosa che va tenuta sotto controllo è appunto il sanguinamento post-operatorio. Chiaramente se ci sbucciamo un ginocchio e sbattiamo poi dopo una settimana il ginocchio contro uno spigolo, la crosta si asporterà prima del tempo, il ginocchio sanguina, in quel caso basta un fazzoletto e il problema è risolto. Nel caso della tonsilla, chiaramente il paziente si spaventa di più e quindi l'unica precauzione è quella di eseguire l'intervento, che va fatto in anestesia generale peraltro, con un periodo di tempo post-operatorio di vicinanza del paziente al chirurgo perlomeno di 10, 12, 14 giorni, diciamo fino alla completa caduta delle eschere. Le escari sono le crosticine che si formano diciamo sulla capsula tonsillare, che nel cavo orale, a contatto con la saliva, invece di essere scure come tutte le croste, sono biancastre. Quindi, fino alla caduta delle escare, bisogna rimanere nelle vicinanze del chirurgo perché può benissimo risolvere qualsiasi piccola emorragia. Per il resto, è un intervento scevro da pericoli. Insieme alla tonsillectomia quasi sempre viene eseguita, soprattutto nei pazienti più piccoli, la asportazione delle adenoidi. Le adenoidi, nel caso di loro ipertrofia, danno luogo a otiti catarrali, otiti purulente, e quindi perché si sviluppano nella zona vicino alle tube d'Eustachio, quindi creano difficoltà di areazione all'orecchio medio e quindi nel momento in cui si fa la tonsillectomia si asportano anche le adenoidi. Bisogna precisare che la funzione emopoietica delle tonsille finisce intorno ai 6-8 anni, per cui l'asportazione dopo quell'età è priva di costo per l'organismo del paziente.